direi che possiamo partire. Io ringrazio tutti voi che avete deciso di prendere parte con noi, di trascorrere questo sabato sera insieme. Questa sera il titolo della conferenza è Epidemie, armi chimiche e batteriologiche, storia, ipotesi e giurisprudenza. Questo evento nasce grazie alla collaborazione della nostra associazione culturale White Rabbit Event, assieme alla casa editrice Fornamentis e ai due fondatori che sono qui con noi questa sera, Giuseppe Verdi e Lucia Ronzoletti, e alle tre scrittrici che hanno scritto, che si sono dedicate in questo periodo alla creazione di questi favolosi instant book di cui parleremo questa sera. Sto parlando di Corinna Zaffarana, Rossana Carne e Valeria Giacometti. Quindi io ringrazio tutti voi che siete presenti questa sera con noi. E sono sicura che sarà una serata davvero straordinaria. Perché dare vita a questo progetto? Perché creare questa serata? Ebbene, questo evento nasce per informare innanzitutto e per cercare attraverso la storia di prendere coscienza sia del momento che stiamo vivendo, sia della risposta che noi stiamo dando all'evento e delle risposte che sono state date in passato. Stiamo vivendo infatti una crisi sanitaria ed economica che ci sta portando a mettere in discussione tutte le nostre verità. Per questo è necessario considerare il nostro passato e vedere come anche nel passato queste epidemie ci furono, quali furono le nostre risposte. E vedere attraverso questo viaggio che faremo assieme come anche in passato ci furono armi chimiche e batteriologiche e l'aspetto determinante è comprendere il motivo per cui i trattati internazionali, nonostante abbiano tentato di eliminare tutto questo, non ci siano riusciti. Quindi sarà assolutamente una serata davvero interessante, innovativa. Prima di iniziare, quindi prima di dare la parola alle nostre scrittrici, io vorrei fare un applauso virtuale ai creatori, vale a dire Giuseppe Verdi e Lucia Ronzoletti, che hanno creato questo instant book in un periodo davvero difficile, anche perché l'aspetto significativo è che i ricavati di questi libri saranno devoluti per questa emergenza, quindi è un progetto davvero notevole. Quindi io lascio la parola a voi e vi auguro una buona serata. Ciao Lucia, ciao Giuseppe. Grazie per essere con voi e condividere questo momento culturale con tutti voi. Siamo molto felici in realtà di condividere le motivazioni per cui è nato questo progetto. Intanto è nato dall'isolamento e anche da momenti di tristezza, dove persone affini, come Rossana, Valeria e Corinna, hanno generato molti perché, ci siamo chiesti molti perché del momento che stavamo vivendo. È stato proprio un incontro di motivazioni reciproche e voglio sottolineare le affinità di carattere umano e culturale che ci hanno portato a chiedere cosa è successo prima. Gli uomini hanno vissuto costantemente questi momenti drammatici, le ricadute devastanti che ci sono state dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Ed è molto interessante l'approccio di Corinna, perché Corinna Zaffarana, la prima cosa che fa, si pone degli interrogativi e chiede. E ci fa riflettere soprattutto, volgiamo lo sguardo al passato per dare una lettura maggiore a questo presente. Un presente però che non ha una lettura ancora equidistante oggettiva, perché vi sono gli avvenimenti di carattere emotivo che purtroppo ci coinvolgono. Non a caso sappiamo benissimo quello che sta accadendo in virtù delle diverse interpretazioni legate al coronavirus e a tutti gli esiti nefasti e positivi che ci possono essere. L'isolamento ha prodotto appunto questo lavoro. Interessante poi l'evoluzione, sia dal punto di vista storico, ma molto molto interessante quando Rossana, invece Rossana Carne ci dice storia vecchia di morte.
le armi batteriologiche, armi veramente di morte, ma è una storia vecchia di morte, non è una storia attuale, è sempre accaduto, lo sappiamo, conosciamo e non riusciamo a capire quanto l'uomo non sappia riflettere di fronte a ciò. Il ruolo della giurisprudenza invece di Valeria Giacometti, in cui parla proprio di giurisprudenza fantasma. Le ingiustizie più terribili sono di fronte a questi esiti nefasti del quale non c'è stata giustizia e ovviamente hanno fatto un excursus meraviglioso da diversi punti di vista. Io ringrazio tantissimo le nostre autrici, è un evento molto al femminile e sono felicissima di questa cosa e anche tanto emozionata. L'emozione è giusta per dare vita a questo evento. Grazie, grazie a tutti. Giuseppe, magari l'aspetto che possiamo condividere con tutte le persone che ci stanno seguendo è relativo anche alla casa editrice Forma Mentis. Questo secondo me è il momento per parlare di questo nuovo progetto che è nato da poco e soprattutto perché si tratta di una casa editrice davvero fuori dal coro. Puoi dirci qualcosa in merito? Sì, diciamo che di questi tempi creare una casa editrice può essere presa come una vera e propria follia, perché l'editoria va come va, perché la gente legge sempre meno e perché c'è un complessivo abbassamento del livello, constatazione brutta però inevitabile da fare. Quindi aprire una casa editrice oggi significa andare controcorrente, in un certo senso avventurarsi verso una sfida di tutto rispetto. Però quello che ci muove è, che è più forte di tutti, è la passione, è la volontà di realizzare quello che era un sogno nel cassetto di tutti e due, prima individualmente e poi come coppia. E quindi ci siamo buttati veramente anima e corpo in questa avventura. In appena 8 mesi siamo riusciti a sfornare tanti libri e tanti altri ce ne sono in arrivo, nonostante il periodo che speriamo venga superato al più presto. Stiamo avendo buonissimi riscontri, soprattutto in termini di accoglienza. Certo, la ciliegina sulla torta sarebbe stata il salone, però sarebbe iniziato l'altro ieri, però come abbiamo avuto già modo di discutere in altra occasione, abbiamo tentato di sostituire l'evento con il nostro salone virtuale del libro, che è ancora sulla pagina di Facebook. E niente, andiamo avanti, teniamo il livello alto, che poi è quella che si dice la mission, è l'obiettivo di Forma Mentis, quello per cui nasce, e in questo momento siamo orgogliosi di questi 3 instant book che sono veramente un punto d'arrivo, realizzati a tempo di record in un momento molto particolare, che stanno ottenendo veramente un buon risultato. Quindi anche io mi unisco a Lucia e ringrazio le 3 autrici, anche perché abbiamo avuto, lo ribadisco anche io, un prodotto tutto al femminile del quale siamo veramente molto molto contenti. E questo è un grande piacere poter presentare questa serata assieme a voi. E nella chat metteremo il link per poter acquistare i libri, giusto? Anche sui video. E anche sui video, quindi per chi è interessato. Esatto. Allora, innanzitutto i commenti sono molto positivi, quindi io ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo, grazie davvero, perché sono commenti molto molto positivi, quindi questo è per noi veramente un momento di grande gioia. Io direi di iniziare con la prima scrittrice, ricercatrice. Parliamo di Corina Zaffarana, che questa sera ci presenterà il suo instant book, che è qui con me, con noi, che è intitolato Le grandi epidemie della storia, dalla peste di Atene al coronavirus. Quello che farà Corina sarà fare un excursus su quelli che sono state le epidemie dal passato
mattino purtroppo al coronavirus, questa epidemia che stiamo vivendo in questi mesi. Questo è essenziale per iniziare effettivamente a comprendere quali sono stati i meccanismi di risposta. Corina Zaffarana è laureata in archeologia classica e docente di materie umanistiche, ha all'attivo numerose collaborazioni e pubblicazioni e dirige il Centro Studi e Ricerche CTA 102. Io lascio la parola a Corinna e siccome questo evento l'abbiamo chiamato Instant Coffee, vi auguro un buon Instant Coffee in compagnia di Corinna. Corinna, a te la parola, ciao! Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per seguirci, grazie a White Rabbit Event per aver organizzato questa piacevolissima serata. Sì, io ho avuto veramente il grande piacere di essere contattata dalla casa editrice Forma Mentis di Giuseppe Verdi e Lucia Rongioletti per stendere appunto un instant book che parlasse delle epidemie del passato. Se mi consentite di esordire con una notazione personale, posso assicurarvi che dunque io questo testo vi ci sono messa al lavoro un po' di tempo fa, perché poi è instant, ma tra virgolette il lavoro che c'è dietro è veramente tantissimo. Eravamo nel cuore proprio dell'emergenza, la zona dove io abito era stata dichiarata fra le prime una delle zone rosse, e avventurarmi in un passato per reperire i materiali, le testimonianze, adesso vedremo, ed esplorare quella che è stata l'approccio dell'essere umano alla storia, da momenti così drammatici della storia, è stato un momento difficile anche per me, perché innanzitutto a me essere in una condizione di d'obbligo sul avanzare immediatamente delle riflessioni, tant'è che, come ha accennato Lucia Rongioletti, il mio testo si chiude con un qualcosa che guarda al presente, perché non potevo non citare in qualche modo la Covid-19, però al tempo stesso per uno storico dare un giudizio su ciò che si sta vivendo è difficile, forse addirittura è scorretto, perché c'è ovviamente, come diceva Lucia, un vissuto personale che è fatto ovviamente di paure, fatto di ansia, è fatto di incertezze. E io mi sono rispecchiata completamente. Sento un ritorno, forse non lo so, scusatemi. E stavo dicendo, quello che io ho vissuto l'ho incontrato nelle testimonianze degli uomini del passato. Ed è impressionante andare a prendere i documenti di gente che ha parlato dell'epidemia, che l'ha raccontata in delle lettere, che ha lasciato traccia, che ha lasciato testimonianza, a partire da Tucidide con la famosa peste che ha colpito Atene, che poi peste probabilmente non fu, e sono testimonianze impressionanti, perché anche se il morbo è diverso, ti vedi con le stesse paure, con gli stessi timori. Tucidide ci racconta, per esempio, che gli uomini addetti a prendersi cura dei malati erano quelli che morivano per primi, gli eroi in prima linea, anche allora, perché andavano a occuparsi di chi stava male. Raccontava non solo della descrizione tremenda, che alcuni hanno detto potesse addirittura trattarsi di Ebola, altri di certe forme di peste non bubbonica, altri hanno avanzato l'ipotesi del tifo, poi questo lo scoprirete nel libro, ma si vede anche il meccanismo del panico, addirittura il senso religioso che veniva sospeso, i morti che non potevano essere seppelliti, e tutto questo naturalmente ci fa impressione. Pensate che adesso cerco di condividerlo. In un periodo successivo, ecco, io spero che si veda, non so se si vede, spero che si veda, in un periodo successivo spero che si veda, è un'immagine che di un forse supposto ex voto per la guarigione dal vaiolo, ok?
spero che lo riusciate a vedere. Non c'è una uniformità, ok, però potrebbe essere un avambraccio, cioè arriva dal deposito dell'espilino, Minerva Medica, siamo fra il secondo e il terzo secolo, quindi siamo nel pieno di una delle pandemie più pesanti per quello che riguarda l'impero romano, e a me ha fatto un'infinita tenerezza vedere per esempio questa ex voto di qualcuno che poteva aver ritratto la terribile malattia che noi conosciamo come vaiolo, ma che allora era qualcosa di completamente sconosciuto. Quindi questo insomma è per dire anche quanto possa essere coinvolgente da un punto di vista personale andare a rivedere queste cose. Volevo, se vi fa piacere, leggervi un passo interessantissimo, perché noi, come vi ho detto, abbiamo le testimonianze delle persone, e qui abbiamo un notaio che è vissuto a Piacenza, lui era nato nel 1280 ed è scampato all'epidemia, forse di peste, appunto, che colpisce l'Italia alla metà del XIV secolo, che poi viene immortalata dal Boccaccio, no? nel Decamero. E De Mussis era questo notaio e ci lascia una memoria di quello che ha vissuto. E dice: l'anno del Signore 1346, nelle parti orientali perirono di malattia non mai udita e morte improvvisa un'infinità di tartari e saraceni. Quindi parla di questa origine lontana del morbo, questo è qualcosa che avviene spesso, anche Tucidide parla di un'origine lontana del morbo, però non mi soffermerei su Tucidide, perché su Tucidide, cioè, anche qua, guardate quante somiglianze con i dubbi che abbiamo oggi, su Tucidide per esempio c'è il dubbio che il fatto che lui parli di un'origine forse africana del morbo potesse essere dettato dal voler proteggere Pericle. La politica ateniese, la mala sanità che poteva aver fatto scoppiare un caso di tifo, quindi non è sicuro al 100% per esempio che quello che ha detto potesse essere vero. Guardate, vedete, è incredibile, sembra di vivere i giorni nostri. Ebbene, invece questo notaio di Piacenza ci lascia questa testimonianza straordinaria, dice: è arrivata da lontano, dall'Oriente, dai Saraceni, e lui dice: io mi sono persuaso di scriverne affinché quel che accadde in Piacenza nel 1348 sia noto a tutti. Lui era terrorizzato da quello che è successo. E ancora un effetto terribile di queste pandemie che avviene sia nel XIV secolo, sia lo vediamo poi per esempio nella terribile peste, quella che è nota come peste manzoniana, la peste del 600, la ricerca di un capro espiatorio. Sapete chi è il grande capro espiatorio del XIV secolo? Gli ebrei. Vengono accusati di avvelenare volontariamente i pozzi. E allora in questo momento così, così terribile, pensate che addirittura è un papa, Clemente VI, che è costretto a emettere una bolla, quambis perfidiam, ho riportato l'intero testo in italiano e in latino nel libro, se avrete il piacere di leggerlo, con la quale tenta di difendere un papa, la comunità ebraica, dalla follia collettiva che aveva preso gli abitanti di fronte a questo morbo terribile che aveva gettato completamente nel panico. Volevo condividere con voi un'altra immagine che penso che sia particolarmente forte, anche se in questo caso si tratta di un pezzo puramente artistico. Allora, questa immagine qui viene dall'oratorio dei Disciplini, 1485, siamo vicini a Bergamo, Clusone. Sicuramente molti di voi lo riconosceranno, è la danza macabra, il tema della danza macabra. Allora, il tema della danza macabra è un tema che in realtà precede un po' quello della tutti quei temi che poi si sviluppano con particolare forza dopo la peste del 300.
Però dopo questo evento così tremendo, pensate che la popolazione europea dopo la pandemia del XIV secolo ne esce praticamente dimezzata, quindi una cosa veramente impressionante, questi temi si moltiplicano, quindi l'origine iconografica è un po' più antica, però poi questi temi si moltiplicano anche con una sorta forse diciamo di compiacimento dovuto alla necessità di esorcizzare la paura che aveva ingenerato un così terribile e inesplicabile castigo divino, perché poi non dimentichiamoci che, come sempre, quando la scienza latita, l'uomo, nella sua incertezza, va alla ricerca di qualcosa di astratto. Quindi una causa semplice, un capro espiatorio, per esempio gli ebrei, o come ben racconta Manzoni nella storia della colonna infame, gli untori, per molti di noi, non per gli scienziati, ma può essere stata la ricerca del paziente 1, non per gli scienziati a cui questa ricerca serve naturalmente, no? Ma a volte forse un po' in modo morboso, la nostra idea di dire è colpa dei cinesi, è colpa dei tedeschi, è colpa di nessuno, è un'epidemia, la storia è piena di epidemie devastanti, e purtroppo dobbiamo anche farci una ragione che per quanto la nostra società sia e si senta onnipotente, in realtà, ecco, forse la Covid-19 ci ha insegnato che abbiamo ancora tante cose da imparare. Un'altra cosa interessante è che noi purtroppo sappiamo, perché molti di noi possono anche averlo vissuto direttamente, i reparti di terapia intensiva affollati di persone. Io ho degli amici che sono finiti in terapia intensiva e qualcuno purtroppo non ce l'ha fatta. Ho degli amici che lavorano nel settore della sanità, li ho visti piangere, li ho visti stremati. Noi abbiamo questa cosa meravigliosa che è naturalmente la ricerca scientifica, che in qualche modo ci ha portato a poter salvare delle vite umane. Però a parte questo, che è tantissimo, quelle che sono state le misure che noi giustamente abbiamo messo in campo non sono tanto diverse, sapete, da quelle che sono state messe in campo a partire per esempio dalla peste del 300, cioè chiudere, diciamo, le frontiere. Ovviamente le frontiere per noi in questo momento sono altro, sono frontiere europee, frontiere nazionali o sovranazionali. Allora poteva essere: chiudiamo il porto di Genova, chiudiamo le porte di Piacenza, però fondamentalmente distanziamento sociale, quarantena, state lontani gli uni dagli altri, evitate i posti affollati, non uscite dalle mura della città. E come si diffonde per esempio la peste? Sì, certo, c'è la famosa storia dei topi sulle navi della colonia commerciale di Caffa, dei genovesi, certo, certamente, però c'è anche tanta gente, noi lo sappiamo perché abbiamo le testimonianze, le leggiamo dell'epoca, che scappava dalla quarantena, che prendeva, se ne andava di qua e di là e portava il morbo. Quindi anche questo è qualche cosa che insomma non ci può che far sentire vicini umanamente in questa paura comune, in questa avventura terribile con gli uomini del passato. Questo libro, questo instant book, vola, perché è un instant book, quindi è fatto di 50 pagine, dalla peste di Tucidide fino alla Covid-19. Però io penso ci siano dentro, oltre per esempio alcune testimonianze, alcuni documenti proprio dell'epoca che possono essere molto interessanti, anche tante altre cose curiose. Ad esempio c'è un po' la storia, la descrizione della famosa maschera, no, del medico della peste, quella col becco, che in qualche modo comincia a essere utilizzata nel 1500, nel 1600. Ed è interessantissimo, a proposito proprio della peste del 1600, io volevo chiudere, per non portar via ulteriore tempo agli altri, leggendovi un altro piccolo pezzettino di un documento in diretta dall'epoca. Cioè riprendiamo ancora una volta le parole di quelli che vissero a quell'epoca. Secondo me è la cosa più bella che uno storico può fare, può regalare, sono le parole delle persone che hanno vissuto in quel tempo. Ed è interessante la testimonianza di un medico veneziano che si chiamava Alvise Zen, in una lettera che scrive datata al 1630 a Monsieur de Trevi,
e parla della terribile peste che scoppia a Venezia alla metà del 600, terminata la quale, tra l'altro, viene edificata la Basilica di Santa Maria della Salute per ringraziare la Provvidenza di aver fatto scomparire questo morbo. E dice, eccellentissimo Monsieur de Tréville, vi racconterò quei terribili giorni solo perché sono convinto che senza memoria non c'è storia e che per quanto amara la verità è patrimonio comune. Per secoli non ci fu calamità più spaventosa della peste. Il morbo veniva dall'Oriente e dunque tutte le strade del commercio, che era per Venezia la principale fonte di ricchezza, si trasformarono in vie di contagio. La Repubblica approntò subito una serie di provvedimenti, furono nominati delegati per controllare la pulizia delle case, vietare la vendita di alimenti, chiudere i luoghi pubblici, persino le chiese. Potevano circolare liberamente solo i medici. Vi ricorda qualcosa, signori? Siamo del 1630. Questo è magnifico, è una cosa magnifica per uno storico leggere una cosa del genere. Gli infermieri dovevano portare i segni distintivi per essere visibili anche da lontano. Noi indossavamo una lunga veste chiusa, eccetera, eccetera. E qua fa la descrizione di come si dovevano vestire, no? Con questa tuta che li isolava completamente, che poi è la famosa maschera col becco. Ed è stata appunto eretta la Basilica di Santa Maria della Salute da parte della Serenissima quando il contagio è stato debellato. Ora, io purtroppo, o per fortuna, sperando di non avervi annoiato, lascio la parola ai miei colleghi, però ecco, il senso del mio intervento era questo, mettervi un po' in quel mondo passato che ci racconta esattamente quello che abbiamo vissuto e poterci attraverso la storia sentire più vicini a chi ha attraversato esattamente quello che abbiamo e stiamo attraversando noi. Grazie. Grazie Corinna, ci sono delle domande, se ci sono delle domande le potete scrivere nella chat, altrimenti è possibile anche dare la parola, giusto? Perché c'è una, dovrebbe esserci l'applicazione per fare una domanda, ti ricordi come attivarla? Se viene fuori c'è l'applicazione, altrimenti scrivetela in chat. Esatto. Vorrei solo fare un'osservazione che è molto interessante. Un'osservazione molto interessante di Corinna sul fatto che era una repubblica che viveva sul commercio. Bene, non è cambiato nulla, visto che abbiamo distrutto il mercato interno, il neoliberismo, anche noi viviamo sul commercio, soprattutto estero. E in questo caso effettivamente l'inizio ci è arrivato in casa. Solo un'osservazione. Una cosa interessante il fatto che, come hai detto tu, non sono cambiate molto le cose e qui a Biella c'è, diciamo, il simulacro più importante, quindi la statua della Madonna Nera, che cosa avvenne nel 1600, nel momento della peste qui a Biella, si pregò, si andò in processione, addirittura si chiese ai preti di pregare e fu data una bottiglia di vino in modo tale a, ovviamente, i padri pellegrini, in modo tale da utilizzarla come regalo affinché loro pregassero. E quello che è interessante è che, come fu fatto nel 1600, anche quest'anno comunque hanno cercato di chiedere alla Madonna sempre di intercedere affinché questa epidemia potesse finire. E magari la Madonna Sanctum, Nera, se siamo liberi a breve. Allora, io direi di proseguire, non ci sono domande. Continuiamo quindi il nostro viaggio con Rossana Carne. Ci presenterà il suo instant book intitolato I gironi dell'inferno, breve storia dell'uso delle armi chimiche e batteriologiche. Quindi, ovviamente, come potete già percepire e comprendere dal titolo, parleremo di armi chimiche e soprattutto in riferimento al passato, cercando di capire come sia possibile che queste armi ci fossero già così tanti secoli passati. Rossana Carne è laureata in lingue orientali e scienze internazionali, ha iniziato
Epstein, dalla sua carriera universitaria, ad occuparsi di queste tematiche, di crimini di guerra, iniziando ad interessarsi soprattutto al caso dell'unità 731, passando poi alla situazione siriana. Io lascio che sia ovviamente l'autrice a delucidarci, ad aiutarci a comprendere di più su questo argomento che secondo me non ne conosciamo abbastanza, e vi auguro per la seconda volta un buon instant coffee. Ciao Rossana, ci sei, ci senti? Ciao, ciao, buonasera a tutti. Sì, sì, benissimo, spero che mi sentiate anche voi. Vi ringrazio molto per questa bellissima serata, ringrazio tutte le persone che in questo momento sono connesse insieme a noi. E iniziamo subito con una cosa che tu hai detto poco fa. Allora, tu giustamente hai citato il titolo del mio instant book che ho anch'io qui con me, I gironi dell'inferno, breve storia dell'uso delle armi chimiche batteriologiche. Tu giustamente hai detto che queste armi chimiche batteriologiche in realtà affondano, diciamo così, le loro radici nel passato. È vero, ed è un passato molto più antico di quello che noi possiamo anche solo immaginare. Ma io partirei, se siete tutti d'accordo, col dirvi il perché ho scelto questo titolo, perché non è un titolo usuale, Gironi dell'Inferno, è un titolo che richiama innanzitutto Dante. L'ho scelto apposta proprio perché, non perché il mio instant book abbia uno scopo, un viaggio dantesco da affrontare, però il fatto che comunque il significato che io voglio dare a questo instant book con questo titolo è proprio la sensazione di un viaggio che però, a differenza del viaggio dantesco, che è alla fine un viaggio iniziatico, questo vuole proprio essere un viaggio che ci porta nei meandri della storia e purtroppo nei meandri più bui, appunto i meandri dell'inferno. Ecco perché ho scelto questo titolo. Breve storia dell'uso delle armi chimiche batteriologiche vuole proprio fare riferimento a tutto un filone che collega in realtà la storia dell'uomo fin dall'antichità e purtroppo appunto fino ai giorni nostri. Se infatti chi avrà poi piacere di leggere questo instant book scoprirà infatti che l'utilizzo di armi chimico-batteriologiche appunto affonda le proprie radici nelle antiche strategie militari. Vi faccio un esempio pratico. L'esercito romano, quando doveva muovere guerra contro un altro impero o un altro stato o un altro popolo, era solito utilizzare dei piccoli espedienti di arma batteriologica. E molti di voi magari potrebbero pensare, ma com'è possibile? Stiamo parlando di tempi antichissimi. Oh, qui dietro vedete la mia bimba, scusate. Allora, stiamo parlando di tempi antichissimi. Sì, è vero, ma in realtà gli espedienti per cercare di vincere in modo abbastanza facile una guerra già esistevano. Ad esempio, l'esercito romano, come vi stavo dicendo, era solito gettare delle carcasse di animali morti all'interno delle riserve idriche degli eserciti nemici. Questo ovviamente aveva lo scopo di creare delle epidemie all'interno delle fila dell'esercito nemico, che avrebbe consentito appunto all'esercito romano di vincere in modo facile una battaglia o addirittura una guerra. Questa è una prima forma, un'antica forma di guerra chimico-batteriologica. Ovviamente bisogna aspettare il corso della storia, il corso dei secoli, ovviamente l'incremento della tecnologia per vedere sul campo delle cose completamente diverse che ci portano appunto a compiere un viaggio all'interno di questo inferno che al giorno d'oggi, ahimè, mi duole dire, non ci ha mai abbandonato. Passando dai romani, torniamo alla peste che giustamente ha citato la professoressa Zaffarana. Pensate che anche la peste era utilizzata dagli eserciti proprio per creare delle epidemie. Non era infatti inusuale, ad esempio, per l'esercito mongolo utilizzare purtroppo delle persone morte a causa della peste, e quello che facevano era sostanzialmente prendere questi cadaveri e catapultarli, quindi gettarli letteralmente all'interno di città che volevano conquistare. Lo scopo era ovviamente quello di far dilagare l'epidemia, aspettare il tempo tecnico, diciamo così, la cosiddetta quarantena, e poi entrare, sfondare le mura della città e appunto conquistare
e la città appunto nemica che volevano appunto invadere. Questo, come potete vedere, è un tipico esempio di guerra chimico-batteriologica che si muove all'interno del passato. Quando però questo tipo di guerra diventa, come dire, attuale? Diventa attuale ovviamente con il progredire del tempo, con l'arrivo della chimica, con lo studio della chimica, ed in particolare, diciamo così, sale, permettetemi di dire, agli onori della cronaca negativa ovviamente, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, quando per la prima volta l'esercito tedesco decide di utilizzare armi chimico-batteriologiche proprio sul campo di battaglia, andando a creare una vera e propria strage, che infatti anche la storia dell'uomo ricorda, perché la Prima Guerra Mondiale, o la Grande Guerra, fu, diciamo così, catastrofica dal punto di vista appunto delle vittime che furono coinvolte, non solo militari ma anche civili. Questo creò a livello storico un vero e proprio scossone, perché era la prima volta che un esercito utilizzava questa tipologia di armi in una guerra, e lo faceva apposta anche con l'utilizzo dei mass media di allora, e facendo proprio propaganda per l'utilizzo di questa tipologia di armi. Sul finire poi della Prima Guerra Mondiale ovviamente ci furono una serie di trattati internazionali che cercarono di limitare l'utilizzo di questa tipologia di armi sui campi di battaglia. Il problema però fu che, nonostante fossero state varate tutta una serie di leggi, tutte queste normative non vietavano ai vari governi né di produrre questa tipologia di armi né tantomeno di stoccarle. E questo ovviamente ha creato una sorta di effetto domino, perché con l'affacciarsi della Seconda Guerra Mondiale, ahimè, cadiamo in un altro girone di questo inferno, anzi forse nel girone più buio di questo inferno, perché proprio la Seconda Guerra Mondiale ha visto forse tre degli episodi più orribili che la storia dell'uomo ricordi. Io ora vorrei condividere con voi delle immagini. La prima è forse l'arma più potente che la storia dell'uomo purtroppo ricordi. Ora ci provo, spero di non fare un pasticcio. Share. Eccola qua. Questa è la prima immagine che vorrei condividere con voi. Si vede benissimo che cos'è, no? È un fungo atomico. Questa è forse l'arma chimica più potente che la storia dell'uomo ricordi. E pensate, è l'unica arma che è stata usata per ben due volte, mi sto riferendo ovviamente alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, su due città civili, appositamente su due città civili. Questo per porre fine letteralmente alla Seconda Guerra Mondiale. A seguito appunto dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, vi ricordo che il Giappone firmò per forza la resa incondizionata. Questo è forse l'evento, diciamo, finale della guerra. Gli altri due eventi a cui mi sto riferendo, e che sono, diciamo così, tristemente più noti, sono ovviamente i campi di sterminio nazisti, in cui i camici bianchi, tra cui appunto Josef Mengele, no? L'angelo della morte di Auschwitz, studiavano purtroppo, facevano veri e propri esperimenti sugli esseri umani, e questi, pensate, erano ripresi e studiati anche appunto dall'unità 731, la stessa che tu giustamente, Irene, hai citato nell'introduzione. Una vera e propria fabbrica di morte costruita dall'esercito del Kanto, quindi dall'armata giapponese in Manciuria, quindi stiamo parlando di una zona nord della Cina, nel 1936. Pensate che proprio in quella fabbrica di morte, l'unità 731, che era la base principale di tante altre fabbriche di morte costruite in Cina e in tutto il sud-est asiatico e governata, tra virgolette, diretta da Shiro Ishii, fu una vera e propria, la pioniera, diciamo, dello studio delle armi batteriologiche in senso stretto. Perché? Perché purtroppo nei laboratori di quella fabbrica di morte venivano isolati e studiati appositamente i bacilli della peste, del colera, del tifo, con lo scopo di attuare la cosiddetta guerra passiva, cioè una guerra non più combattuta tra eserciti, ma combattuta proprio grazie a questa tipologia di armi che avevano lo scopo di decimare il fronte nemico e quindi di far vincere in modo semplice e facile la guerra, in questo caso all'esercito del Kanto. Ecco, questo se rappresenta, diciamo così, la pagina più buia della storia, in realtà
Dopo questa, non possiamo proprio dire che sia finita, ecco, diciamo così. Sappiamo bene, purtroppo, che gli anni più recenti hanno visto delle grandi tragedie, alcune, diciamo, più insabbiate rispetto ad altre. Una delle quali è, ad esempio, l'utilizzo delle bombe all'uranio impoverito nell'ex Jugoslavia o ancora in Medio Oriente, mi riferisco ad esempio in Iraq. Per chi avrà piacere di leggere il libro troverà anche dei QR code che fanno proprio riferimento a dei dossier e a dei reportage che sono stati girati da alcuni giornalisti di guerra che hanno appunto, sono stati appunto sul fronte, mi riferisco in questo caso in particolare a Fulvio Grimaldi, che ha filmato purtroppo le atrocità che queste bombe all'uranio impoverito hanno, diciamo, hanno sparso in tutto l'Iraq. Ovviamente anche nel mio testo c'è un capitolo che fa riferimento al Covid-19, questo perché ovviamente si sono avvicendate tutta una serie di teorie più o meno fantasiose, ma che comunque devono essere giustamente prese in considerazione, perché è giusto che il lettore si faccia una propria opinione. Quello che però io tengo a dire in conclusione è che l'opinione di chi scrive, quindi la mia, è sostanzialmente quella che sul Covid-19, ovviamente, solo ed esclusivamente la comunità scientifica potrà esprimersi sulla natura di questa pandemia, anche se purtroppo noi viviamo in un momento di guerra social, di guerra mediatica, che vede coinvolti da un lato gli Stati Uniti con Mike Pompeo e dall'altra parte la Cina con il ministro degli esteri. Detto questo, io vorrei chiudere il mio intervento con una piccola citazione che troverete anche appunto nell'introduzione del mio instant book e con un'immagine simbolo che penso racchiuda un pochettino quello che secondo me deve essere il valore della storia e soprattutto il valore della memoria. Condivido l'immagine e poi leggo questa piccola citazione. Se andassimo a rintracciare quelle che sono le origini e soprattutto la missione della storia, scopriremmo, con nostra grande sorpresa, che il compito che essa è chiamata a svolgere è permettere all'uomo di prendere piena coscienza di sé. A tal proposito, le parole pronunciate dallo storico Collingwood, secondo il quale il valore della storia è insegnarci che cosa abbia fatto l'uomo e pertanto che cosa sia l'uomo, sembrano a dir poco rivelatrici, sia in senso positivo che, purtroppo, in senso negativo. Grazie a tutti, spero di non avervi annoiati con questo piccolo intervento e vi ringrazio tanto ancora per essere stati qui con noi. Ovviamente se ci sono delle domande io resto a disposizione e grazie ancora a Irene per questa bellissima organizzazione. Grazie. Grazie Rossana, grazie per la tua straordinaria conferenza. Un elemento che mi ha colpito è la dedica che hai fatto, che vorrei leggere perché secondo me è da dedicare proprio a tutti coloro che sono qua questa sera, perché dimostra proprio questo. La voglio leggere ad alta voce con voi, condividerla. Questo instant book è dedicato alle menti curiose, le stesse menti che popolarono il passato e gli inizi del Novecento e che ne sono certa si nascondono ancora tra di noi, e diciamo che questa ne è proprio la prova. Grazie a te. Se ci sono delle domande ovviamente potete farle anche durante il prossimo intervento, saranno tutti alla fine. Io vorrei fare una considerazione sulla comunità scientifica, che ora come mai ora è sempre più divisa. Effettivamente, qual è la comunità scientifica? Alcuni scienziati, dottori dicono qualcosa e altri dicono un'altra. Quindi forse sarà la storia a consegnarci una presunta o una verità di quello che sta succedendo in questi giorni, no? Sì, secondo me sì. Come diceva prima giustamente Corinna, per uno storico parlare del momento in cui si vive è difficile, proprio perché
è il momento in cui si vive, è proprio il momento in cui una persona riflette maggiormente anche le proprie sensazioni, le proprie paure, quindi ad andare ad indagare quello che sta succedendo in un dato, nel momento in cui noi stiamo vivendo, è complicato. Quindi la comunità scientifica, ovviamente, è la comunità scientifica che conosciamo tutti i giorni, che ormai vediamo tutti i giorni anche nei salotti televisivi e che sappiamo molto bene ogni tanto entrare in contrasto per l'una o per l'altra opinione, no? Prendiamo un esempio proprio recentissimo, il plasma iperimmune. Ovviamente io non parlo da medico, però ho sentito anch'io in televisione, ho letto sui giornali che c'è una, diciamo, una parte di medici che vuole utilizzare questo plasma iperimmune per tutta una serie di motivi, ce ne sono invece altri che dicono no, non serve, o comunque non è così fondamentale come il trovare un vaccino. Ecco, in questo caso anche andare a commentare da un punto di vista scientifico, da un punto di vista storico, l'una o l'altra opinione è, permettetemi, è pericoloso, tra virgolette, proprio perché sarà la storia a consegnarci molto più avanti nel tempo quella che potrebbe essere la visione corretta. Se noi pensiamo alla peste del passato, la peste del passato si pensava venisse trasmessa tramite il cattivo odore. Chi poteva mai immaginare che invece le ragioni del contagio erano altre? Questo ce l'ha consegnato la storia, purtroppo. Mentre gli storici di allora non potevano saperlo, quindi in questo caso dobbiamo soltanto attendere. Quello che io posso dire però è che noi siamo parte della storia, noi finiremo su un libro di storia, cioè noi molto più avanti con l'età probabilmente ci sentiremo chiedere ma tu hai vissuto ai tempi del coronavirus? E noi diremo eh sì, io c'ero e ho fatto in quel momento questa cosa. Parleremo un domani tutti quanti da storici, perché questo è un evento negativo, però di portata storica. Quindi ci affideremo alla storia e non alla scienza. Secondo me ci affideremo alla storia della scienza, perché anche la scienza andrà avanti in questo contesto. Ci saranno tantissime scoperte. Chi lo sa, magari scopriremo un domani che il plasma iperimmune era la cura di tutti i mali. Chi lo sa, non possiamo saperlo oggi come oggi, diciamo. Una porta aperta al vaccino. Vedremo. Chi lo sa? Vedremo. Allora, se non ci sono altre domande, possiamo continuare con la terza autrice che presenterà il suo instant book che è qui con noi. È intitolato I delitti associati all'uso delle armi chimiche batteriologiche, la giurisprudenza fantasma. E proprio di quello parlerà Valeria Giacometti, della giurisprudenza fantasma, vale a dire di come sia possibile che ancora nel XXI secolo i trattati internazionali, nonostante siano stati creati per contrastare, per fermare la proliferazione di queste armi, in realtà fino ad ora non ci siano riusciti. Valeria Giacometti è è un avvocato penalista, laureata in giurisprudenza, è saggista, redattrice, si occupa da moltissimi anni di queste tematiche, ha all'attivo 3 master in criminologia e io lascio la parola a lei che sicuramente ci delineerà un aspetto determinante di cui poche persone a mio avviso sono a conoscenza. Quindi io vi auguro una buona serata in compagnia dell'Instant Coffee con Valeria. Un attimo, ecco qua. Mi sentite? Benissimo. Okay. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Irene Belloni e Richard Stems per l'organizzazione di questa magnifica serata e soprattutto Formamentis Edizioni, quindi Lucia Rongioletti e Giuseppe Verdi, per avermi dato la possibilità di esprimere il punto di vista del diritto su una tematica così tanto importante e di confrontarmi anche con la storia che era rappresentata ovviamente dalla professoressa Zaffarana e dalla dottoressa Carne. Ora, io ho voluto analizzare le armi chimiche e batteriologiche da un punto di vista bensì giurisprudenziale, ma anche di storia del diritto, perché mai come in questo caso storia e diritto sono andati a braccetto. Posso già cominciare a dire che il 1874 è un po' l'anno zero
delle convenzioni sull'utilizzo delle armi chimiche e batteriologiche, perché si firmò la convenzione di Bruxelles che vietava sostanzialmente l'utilizzo, la fabbricazione e lo stoccaggio di questo tipo di armi. Da lì si sono succedute tutta una serie di convenzioni fino ad arrivare all'ultima del 1993, che è la Convenzione di Parigi, che sono elencate ovviamente nel mio instant book, non ve le sto a elencare tutte per non tediarvi ulteriormente, però c'è una specie di tabella cronologica con cui si viene esplicato mano a mano il cammino che il diritto ha effettuato nella storia di questo tipo di armi. Importante è la Convenzione del 1919, che all'indomani della Prima Guerra Mondiale, che come ha giustamente ricordato Rossana Carne, è stata devastante dal punto di vista dell'utilizzo delle armi biologiche, e soprattutto per i tedeschi. Infatti in quella convenzione si fa esplicito divieto alla Germania di fabbricare, utilizzare e stoccare armi di quel tipo. Ma facciamo un passo indietro, perché ritengo che sia molto importante sottolineare come è nato il concetto di divieto di utilizzo di armi chimiche e batteriologiche. Nasce sostanzialmente all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, può sembrare un po' un andare avanti e indietro nella storia, ma è importante perché all'indomani della fine del Secondo Conflitto Mondiale Lemkin, uno storico, in un suo volume dove si occupava delle politiche di occupazione dell'Europa da parte delle potenze dell'asse, coniò un termine, e questo termine è genocidio. Genocidio cosa significa? È composto da due parole sostanzialmente, una parola greca, genos, che vuol dire specie o stirpe, e con il derivato del verbo latino cedere. Quindi sostanzialmente uccidere una stirpe, uccidere una specie. Chi meglio degli ebrei all'indomani della Seconda Guerra Mondiale ha sperimentato sulla sua propria viva pelle il concetto di genocidio? Però attenzione, la storia del diritto è andata oltre perché ha voluto applicare non solo il genocidio al più classico esempio dei campi di sterminio nazisti, dove veniva utilizzato lo Zyklon B per sterminare gli ebrei, ma ha voluto applicarlo anche all'utilizzo di armi chimiche e batteriologiche. Quando queste armi vengono utilizzate per colpire una popolazione essenzialmente civile, quindi non obiettivi militari, come è successo, come ricordava Rossana Carne, a Hiroshima e Nagasaki, quello è genocidio. Un genocidio che si tramuta in crimini di guerra, un genocidio che si tramuta in crimini contro l'umanità. Ed è per questo che, grazie al termine di Lemkin, sono poi state via via ideate, perché di questo si tratta, queste figure. Chiaramente bisogna dire grazie al processo di Norimberga, se noi oggi possiamo parlare di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, perché queste figure delittuose furono create proprio in occasione di uno, il primo, il più famoso che si conosce, processo di Norimberga. Da lì in avanti il concetto si è evoluto con l'evoluzione della storia bellica, quindi con mano a mano che le armi venivano sviluppate e diventavano più pericolose, il diritto è andato di pari passo. Quindi siamo arrivati al 1993, dove l'ultima delle convenzioni in ordine di tempo, la Convenzione di Parigi. La Convenzione di Parigi è altresì denominata Chemical Weapons Convention, disciplina, ve ne faccio qua una descrizione molto generalizzata nel mio volume, lo potrete trovare in maniera molto più analitica, vieta l'utilizzo delle armi, ne vieta la fabbricazione, ne vieta lo stoccaggio, soprattutto riconosce ai paesi aderenti la possibilità di godere di sovvenzioni, parliamo di questo, nell'aiutarli al non fare quello che la Convenzione vieta. Spero di essere stata abbastanza chiara. Purtroppo però il diritto esiste, c'è, sulla carta, ma la giurisprudenza si è fermata. E devo dire che mentre facevo le ricerche per questo instant book, che mi ha aperto un universo mondo, perché il diritto penale internazionale l'avevo studiato ai tempi dell'università, poi la mia vita professionale mi ha portato a fare altro. In questo l'ho riscoperto e sono rimasta scioccata. Scioccata perché i più grandi tribunali della storia, e parlo di Norimberga per primo,
dove io sono andata a recuperarmi la sentenza contro i 12 gerarchi nazisti, me la sono letta tutta, me la sono tradotta dall'inglese, non ho trovato cenno, non ho trovato nessun cenno di utilizzo di armi chimiche batteriologiche. Lo Zyklon B, utilizzato nei campi di sterminio, è un chiarissimo esempio. Tutto è stato ricondotto sotto l'ombrello più rassicurante dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Quindi i gerarchi nazisti e poi anche il processo ai medici non furono condannati per aver sterminato un popolo utilizzando delle armi batteriologiche, ma furono condannati per aver sterminato un popolo come criminali di guerra. Lo stesso Tribunale di Tokyo, e sul punto sicuramente la dottoressa Carne ne sa molto più di me, non si è mai pronunciato sulle colpe dell'unità 731. Nessuno di queste persone è stato condannato per quel tipo di reato. Per arrivare poi ai tempi nostri, nella ex Jugoslavia, con i bombardamenti all'uranio impoverito, dove tra l'altro i nostri stessi soldati italiani hanno patito le conseguenze, la NATO non riconobbe mai questo fatto. Nessuno mai venne condannato per aver utilizzato bombe all'uranio impoverito, perché dissero fondamentalmente non hanno colpito popolazioni civili. Ora io vi vorrei leggere un piccolo estratto proprio di questa vicenda che a me ha lasciato semplicemente sconvolta. Ed effettivamente mi ha dato molto da riflettere. Se mi date un attimo lo vado a recuperare. Eccolo qua. Allora, vi leggerò un estratto del rapporto finale del Comitato per la valutazione dei bombardamenti NATO alla ex Jugoslavia, al procuratore. In questo rapporto finale si può leggere quanto segue. Ci sono prove dell'utilizzazione di proiettili all'uranio impoverito da parte di aerei NATO durante la campagna di bombardamento. Questa è la premessa. Non esiste un divieto specifico del trattato sull'uso di proiettili all'uranio impoverito. Vi è un dibattito scientifico in evoluzione e una preoccupazione espressa riguardo all'impatto dell'uso di tali proiettili. Ed è possibile che in futuro ci sarà un consenso negli ambienti giuridici internazionali sul fatto che l'utilizzo di tali proiettili viola i principi della legge applicabile all'impiego delle armi nei conflitti armati. Scusate, c'erano già delle leggi e delle convenzioni internazionali che proibivano l'uso di questo tipo di armamenti. Attualmente non esiste un tale consenso. Infatti, anche nel caso delle testate nucleari e delle altre armi di distruzione di massa, è difficile sostenere che il divieto del loro uso sia in ogni caso assoluto. Quasi come a dire, ci sono le convenzioni, ma ognuno fa un po' quel che vuole. In considerazione dell'incerto stato di sviluppo delle norme giuridiche che disciplinano questo settore, a mio modestissimo parere non è vero, perché le norme giuridiche sono molto chiare nel settore, ma ripeto, è un'opinione personale, va sottolineato che l'uso di uranio impoverito o di altre sostanze potenzialmente pericolose nei conflitti all'interno della ex Jugoslavia dal 1991 non ha costituito la base di alcuna accusa formulata dal procuratore. E alla fine di questo rapporto finale si raccomanda al procuratore di non esercitare alcuna azione penale, quindi di non procedere all'incriminazione, cosa che effettivamente il procuratore fece il 2 maggio del 2000. Informando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di aver deciso di accettare la raccomandazione e di non avviare un'indagine penale. Ora, è sconvolgente che di fronte all'evidenza di ciò che è successo, un procuratore abbia deciso di non perseguire i responsabili. Ma purtroppo, e questo lo dico, aveva ragione Giambattista Vico, la storia si ripete, è un eterno ritorno, perché abbiamo cominciato con il primo grande processo della storia, che è il Tribunale di Norimberga, che non si è pronunciato sulle uccisioni degli ebrei con l'uso dello Zyklon B e sugli esperimenti medici con gas nervini e quant'altro, passando per il Tribunale di Tokyo per arrivare alla Jugoslavia fino alla Siria, dove peraltro nessuno ancora si è pronunciato
Perché molto semplicemente non sanno contro chi puntare il dito. Io vi lascio con queste riflessioni, è un campo aperto, perché la giurisprudenza e il diritto sono in divenire esattamente come la storia. Nel mio instant non mi sono occupata del Covid-19 per un motivo molto semplice, perché mentre scrivevo si era, come ha detto la professoressa Zaffarana, nel pieno dell'emergenza sanitaria ed eravamo forse all'inizio di questo lungo lockdown. Il governo emanava decreti giorno per giorno. Quindi mi è molto difficile, come avvocato e come studiosa anche della storia del diritto, perché come avvocato inevitabilmente lo studio della storia del diritto ne è la conseguenza, mi è molto difficile ancora oggi, a tutt'oggi, fare un punto della situazione e un'interpretazione su ciò che il governo ha mano a mano emanato nel corso di questa epidemia sanitaria. Quindi è ovvio che soltanto tra 1, 2, 3 anni o anche solo entro la fine dell'anno i giuristi potranno esprimere il loro punto di vista a bocce ferme, perché ancora oggi è in divenire, perché già da lunedì entreranno in vigore nuove norme, poi dal 2 giugno per esempio sarà possibile spostarsi da regione a regione. Quindi al momento fare un punto della situazione del diritto e della giurisprudenza sarebbe quantomeno prematuro. Quindi io vi lascio con queste riflessioni da un punto di vista della storia, dal punto di vista del diritto e della giurisprudenza. Giurisprudenza che c'è di nome, ma non c'è di fatto. Spero di non avervi annoiato troppo e ringrazio ancora Irene e Richard per questa bellissima opportunità. Grazie. Grazie a te Valeria per le tue parole veramente scioccanti che ci permettono di riflettere su quello che è avvenuto e che sta avvenendo. Riccardo ha una domanda? Sì, a questo punto perché ho sentito molti pareri, cosa ne pensi di questi DPCM? vogliamo come avvocato o come cittadina? Come avvocato. Io innanzitutto come avvocato li ho letti, perché ovviamente dovevo anch'io per prima capire che cosa dicevano. Ne penso che innanzitutto siano stati formulati con un linguaggio giuridico poco chiaro, ma questo è tipico di tutte le nostre leggi. Basta aprire un codice e vedere che purtroppo il linguaggio giuridico non è per nulla chiaro. Sono stati però formulati, credo, in maniera corretta, perché hanno colto mano a mano che venivano emanati la corretta situazione che il paese stava attraversando in quel momento e hanno adottato le corrette misure che in quel momento andavano adottate. Tanto è poco vero che, questo lo riporto perché l'ho sentito nei vari telegiornali che ho avuto modo di seguire, molti paesi europei hanno indicato il modello italiano da seguire per l'adeguamento, cioè per la tempestività con cui il presidente Conte e il governo si sono mossi. Quindi come avvocato posso dire che sì, c'è un linguaggio giuridico che purtroppo non è comprensibile ai più, ma posso altresì dire che questi DPCM sono stati presi correttamente. Anche perché, scusate, rientra perfettamente nei poteri del presidente del Consiglio dei Ministri intervenire in caso di urgenza, o con un DPCM o con la decretazione d'urgenza, cioè i decreti legge che vanno poi convertiti nei 60 giorni. Mi fermo qui, non voglio fare lezioni di diritto. Guarda, allora a questo punto ti faccio ancora una domanda. Non sarebbe stato sicuramente più democratico un decreto legge d'urgenza piuttosto che un DPCM, un atto amministrativo? Ma allora, il discorso è questo. Un decreto legge viene emanato e dopo 60 giorni deve essere convertito, altrimenti decade. Quindi deve essere convertito in legge dello Stato. Un DPCM ha una durata immediata, entra immediatamente in vigore e non ha bisogno di conversioni. Quindi la scelta del mezzo legislativo è stata dettata dalla situazione di emergenza che si andava evolvendo praticamente ora per ora. Quindi la scelta è stata questa. Poi è chiaro, io vedo un'analisi al di fuori, le motivazioni che hanno indotto, io vi ho spiegato la motivazione giuridica che sta dietro alla scelta del mezzo legislativo,
Poi è chiaro che il presidente Conte avrà fatto le sue valutazioni. Ok, vediamo se ci sono altre domande. Noi comunque attendiamo, tra l'altro vi chiederò a ciascuno di parlare delle ricerche, di cosa, perché secondo me è d'obbligo spiegare quali sono i vostri progetti in questo periodo, visto che ci siamo dedicati a un instant book. La curiosità dei nostri ascoltatori e spettatori potrebbe essere quale sarà il vostro progetto, soprattutto relativo alla casa editrice Forma Mentis. Quindi io partirei proprio da Giuseppe e Lucia. Adesso vi diamo subito la parola. Che vi ritroviamo. Che vi ritroviamo. Ok. Eccoci qua. Eccoci. Ok. Diteci. Allora, Giuseppe, Lucia, quali sono i prossimi progetti? A cosa state lavorando? Che cosa ci sarà di nuovo nel corso dell'estate? Allora, magari non anticipiamo proprio tutto. Non tutto, ecco. E come dicevo prima, sono mesi che si preannunciano molto ricchi. E magari, ecco, non proprio l'estate, perché tradizionalmente l'editoria a metà giugno massimo si ferma e poi riparte a settembre. Però mi farebbe piacere citare un libro, perché è stato già annunciato da un po' di tempo, che è quello di Massimiliano Paleari, che saluto, che si intitolerà La Bibbia, una storia inventata, sottotitolo molto significativo, un racconta senza Dio né alieni. È un libro che spiega la Bibbia, in particolare l'Antico Testamento, senza tirare fuori ipotesi nuove, ma sulla base di quelli che sono i risultati raggiunti dalla critica biblica già da un paio di secoli, e quindi smontando al tempo stesso, o tentando di farlo, la spiegazione tradizionale, che è quella teologica, ma già che ci siamo, anche quella paleoastronautica, che negli ultimi tempi va particolarmente di moda. Questo libro, fra l'altro, si avvarrà dei contributi di un grosso conoscitore della civiltà sumera, che è della civiltà Assira, scusate, che è Stefano Ticozzi, e di un biologo evoluzionista che è Marco De Martino. Poi a breve abbiamo un libro sulle tematiche legate al cambiamento climatico, che sarà scritto da una specialista del settore della materia, che è Gabriella Gozzo. E poi quello che mi fa piacere dire a questo punto, nel tornare a ringraziare le nostre autrici, alle cui esposizioni ho ben poco da aggiungere, perché avete potuto tutti quanti rendervi conto da soli quale sia il livello, la preparazione e la qualità dei prodotti. Per noi è veramente un orgoglio e un privilegio averle. Siamo persone che parliamo con grande sincerità, non per circostanza, e quindi ci tengo a dire che tutte quante hanno in cantiere dei testi, dei titoli di prossima uscita, qualcuno più imminente come quelli di Valeria, qualcuno più in là, quindi Rossana e Corinna, e alcune tematiche potrebbero, anzi sicuramente andranno a toccare tematiche del tutto nuove per l'autrice e per la casa editrice, quindi non anticipiamo niente, perché ci sono sorprese molto molto carine in arrivo, quindi chiediamo al pubblico di seguirci, perché sarà una bella avventura e continuerà a essere tale. Allora, è arrivata una domanda relativa a che cos'è la paleoastronautica che tu hai citato, quindi se vuoi spiegarlo tu in breve.
Guarda, non sono la persona più indicata, però insomma, e noi siamo appassionati. I concetti generali sono quelli, perché come ci dicevamo proprio l'altra sera nell'intervista che ho fatto io, comunque ho dei trasporti logici che mi permettono di rispondere alla domanda, ma poi è un tema molto molto attuale, visto il ritorno di moda dell'argomento. La paleoastronautica, come dice anche l'etimologia del termine, ipotizza che nell'antichità civiltà extraterrestri abbiano visitato la Terra e abbiano lasciato dei manufatti, quali potrebbero essere, per esempio, citiamo la stele di Palenque, civiltà, adesso non ricordo se Maya o Azteca, sinceramente, però nella raffigurazione nella quale qualcuno ha visto raffigurato un pilota alla guida di un'astronave o comunque di un mezzo volante. Ce ne sono tante altre, le stesse piramidi, secondo alcuni, potrebbero essere di origine extraterrestre, perché non si capisce o non si capirebbe come sia stato possibile realizzarle con le tecnologie dell'epoca. Questa è la paleoastronautica in generale. Poi gli ultimi tempi hanno visto l'affermarsi della teoria dell'eso intervento, secondo il quale l'uomo stesso sarebbe il risultato di un intervento genetico operato da una o più di queste civiltà. Quindi ecco, credo che sia sufficiente quello che ho detto per capire cosa si intende di paleoastronautica, ma comunque secondo me chi ha fatto la domanda voleva solo metterci alla prova, ma sapeva bene di cosa parliamo. No, non è detto. Comunque per chi fosse interessato può comunque leggere libri in merito da Zaccaria Sitchin a appunto Mauro Viglino, che se ne sono occupati recentemente. Assolutamente sì. Diciamo che non essendoci domande, io ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo evento, di questo progetto. È stato assolutamente un momento di grande condivisione. E c'è qualcuno che forse sta facendo una domanda? No, e c'è soltanto il microfono attivo. Parliamo invece dei progetti della nostra associazione culturale White Rabbit Event, anche perché grazie a questo periodo alla tecnologia abbiamo dato vita ad un nuovo modo di incontrare i nostri soci, di incontrare persone che, riprendendo la dedica di Rossana nel suo instant book, sono curiose, quindi hanno la mente aperta per questa tipologia, per queste tematiche, e quindi continueremo di sicuro, oltre alle nostre attività in associazione, ai nostri tour, anche a dar vita a questa tipologia di eventi, che permette quindi a molte persone di collegarsi, quindi da tutta Italia, oltre che a creare anche questa tipologia di seminari che altrimenti diventerebbero complessi, vista la distanza che sussiste tra cui c'è chi vive appunto molto distante, quindi è complesso ritrovarsi in una sede, soprattutto venire qui a Biella. Quindi continueremo con questa tipologia di tematiche. Se volete acquistare gli stat book, li potete trovare sul sito www.edizioniformamentis.it. Se volesse seguire e riguardare, o se ha perso una parte di questa serata, può riguardarlo tramite la nostra pagina Facebook, in cui abbiamo caricato una diretta. La pagina Facebook è White Rabbit Event, e caricheremo il tutto, quindi anche sul canale YouTube White Rabbit Event. Io ringrazio tutti voi, ringrazio le scrittrici Corina, Rossana, Valeria, ringrazio Giuseppe, Lucia, ringrazio tutti quelli che hanno fatto parte di questo straordinario sabato sera, e vi auguro una buona continuazione di serata. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao, grazie a voi. Ciao Irene, ciao Riccardo, grazie di tutto. Grazie, grazie, ciao a tutti, grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buona serata. Buona serata. Buona serata.